Numeri eccezionali per la 36esima edizione del presepe vivente di Monterosso Almo, che ha chiuso i battenti sabato scorso con la quinta delle 5 giornate programmate per questa stagione. I vicoli, gli asfalti e le vecchie abitazioni del quartiere matrice hanno ripreso a brulicare di vita, regalando emozioni a tutto spiano ai visitatori che neppure in quest'ultima occasione hanno voluto far mancare la propria presenza. E i numeri ci raccontano tutto, sottolinea il presidente dell'Associazione Amici del Presepe, Giovanni Di Stefano, perché siamo stati in grado di consolidare le performance degli anni scorsi. Nelle 5 giornate i visitatori complessivamente sono stati oltre 10.000 e per di più provenienti da ogni parte della Sicilia e anche della Calabria. Insomma, un resoconto davvero straordinario quello che possiamo fare e che la dice lunga, continua Di Stefano, su come questa tradizione vada il più possibile tutelata e salvaguardata. Il presidente Di Stefano poi ringrazia tutti i figuranti che hanno animato l'evento tradizionale del presepe, l'amministrazione comunale per il patrocinio e la logistica, gli sponsor che hanno sostenuto l'appuntamento, i carabinieri della locale stazione, il comando di polizia municipale e l'associazione Rangers Europa di Monterosso Almo, i miei più stretti collaboratori e soprattutto, aggiunge ancora Di Stefano, i numerosi visitatori che ci hanno fatto l'onore di venirci a trovare, dando un senso a tutto questo che stiamo facendo. È stato un modo per rivivere le emozioni di giorni indimenticabili che animano, come meglio non si potrebbe, le festività natalizie. Stiamo parlando, per quanto ci riguarda, aggiunge ancora il presidente dell'Associazione Amici del Presepe, della celebrazione di un percorso che nei periodi delle festività va esaltato il più possibile. È stata una bella edizione del presepe vivente di Monterosso Almo e siamo già pronti per allestire la rappresentazione 2023-2024 dopo qualche opportuna settimana di riposo, che sarà quella in cui celebreremo il 37esimo anno di attività, un traguardo molto importante per una manifestazione del genere, la più antica per la provincia di Ragusa.